Pervente la partecipazione durante le quattro giornate della Festa della Liberazione svoltasi a San Giovanni Rotondo nei giorni 25, 26, 27 e 28 agosto, in particolare, durante la serata del 27 agosto la piazza San Giovannese ospitante l'evento è stata animata da ospiti illustri. Durante la prima parte della serata il sociologo Renato Curcio ha presentato il proprio libro L'Impero virtuale colonizzazione dell'immaginario e controllo sociale. Curcio ha esposto la complessa realtà contemporanea del web, dalla quale i nuovi proletari, ovvero i fruitori, non possono sfuggire. Questa nuova forma di capitalismo non è esente dall'alienazione. Internet è ormai palesemente consacrato come mito alienante. La storia. E questa storia nasce dall'insoddisfazione di un altro lavoro che si intitolava Mal di lavoro, che è il frutto di un cantiere... Di social narrativa che ho fatto a Milano. Ampio spazio dedicato all'arte e soprattutto alla musica, con il live dello storico gruppo rock italiano Diaframma, capitanato dalla colonna portante, il cantante e chitarrista Federico Fiumani. Buonasera, un saluto a tutti i telespettatori di TV Gargano. Noi siamo in piazza Pasquale Dragano a San Giovanni Rotondo per la festa della liberazione che si sta svolgendo appunto da tre serate. Una festa della liberazione all'insegna di ospiti illustri. Ci sono con noi Diaframma, con noi c'è Federico Fiumani. Buonasera Federico. Ormai sono tanti anni che voi ci deliziate con il vostro cantautorato dalle influenze post-punk e new wave. Ti ringrazio, sì, e ormai sono passati tanti anni. Abbiamo iniziato nei primi anni Ottanta nella nostra città che è Firenze, e insieme anche a diversi altri gruppi come i Neon, Elite Fiba, i Pankov. Credo che comunque la scena fiorentina di quegli anni abbia espresso un suono personale che poi magari anche ha influenzato, si è riverberato anche poi negli anni successivi anche un po' in tutta la scena rock italiana. Firenze di quel periodo era una città molto viva culturalmente, non solo musicalmente, però chiaramente a noi ci interessava particolarmente la musica e quindi eravamo molto um, influenzati appunto da questi suoni post-punk, new wave, che venivano da, soprattutto dall'Inghilterra, con gruppi come Joy Division, Killing Joke, Bauhausen, The Bunnymen. Avevamo la fortuna, molti di questi gruppi, di vederli suonare nella nostra città e questo chiaramente ci ha influenzato moltissimo. Ormai sono passati tanti anni, della formazione originale sono rimasto soltanto io, che però ho anche scritto tutte le canzoni e ora comunque ho trovato in questi anni sulla mia strada dei musicisti molto validi, con cui mi trovo molto bene e tra l'altro stiamo appunto riproponendo, cosa faremo anche stasera, per intero il nostro primo album del 1984 che si chiama Siberia, che abbiamo anche rinciso uscirà a settembre, più poi insieme un po' a tutti i pezzi che più ci piace fare dal vivo che poi fanno parte degli anni 90-2000, insomma, della nostra storia. Non, non mi sono mai fermato. Quindi ormai è più di un anno che siete, diciamo, in tour per il performance in Siberia. Eh, come trovate il calore del pubblico? Ecco, comunque, il vostro successo è stato un crescendo continuo. Sì, nel senso che ricorrevano appunto i 30 anni dall'uscita di questo disco, no? siccome alcuni gruppi che mi piacciono molto usano festeggiare certe ricorrenze rifacendo per intero il disco d'esordio oppure un determinato disco particolarmente fortunato, facciamolo anche noi, no? quindi rifacciamo, per una volta fu casualmente a Parma in un locale dark wave proprio di forte impronta ad eva a proposito, ma facciamo una serata particolare. E abbiamo detto, potremmo rifare tutto Siberia, facciamolo. È venuta un sacco di gente, un sacco di nostalgici, mi sembrava proprio di essere tornato negli anni 80, persone della mia età quindi 56 anni quindi... allora mi ha fatto un certo effetto ho detto, boh, allora abbiamo cominciato all'idea di replicarlo un po' ovunque quindi fare un tour eh, un never ending tour dove rifacevamo questo album, sono state molte richieste da parte dei locali, un pubblico che aumentava rispetto ai, ai nostri concerti precedenti per cui diciamo abbiamo addirittura poi appunto sull'onda di questo entusiasmo rifatto, tutto, reinciso tutto questo disco insieme a dei, a dei pezzi inediti che però risentono dei suoni dell'epoca e quindi almeno fino a al gennaio dell'anno prossimo andiamo avanti con questo tipo di concerto. Bene, a noi non può fare che piacere. E invece per quanto riguarda la scelta del fare musica indipendente, dell'autoprodurvi, come mai questa scelta piuttosto che volgere verso la popolarità? Ma guarda, innanzitutto c'è il discorso che mh, Appunto La musica che piaceva a noi era comunque una musica un po' di nicchia, quindi anche all'estero eh, c'erano le etichette indipendenti. No? Quindi eh, diciamo che gli interlocutori, cioè i discografici, che mh, simili a noi, che avevano la nostra età e il nostro modo di pensare, soprattutto in quegli anni, negli anni Ottanta, eh, erano estremamente underground, quindi indipendenti, nel senso quando abbiamo iniziato noi le Major, le cosiddette Major non erano assolutamente, erano diciamo, all'oscuro che esistevano delle musiche diverse da quelle classiche che era Sanremo in Italia. No? Però poi in realtà, ad esempio, negli anni 90 io ho inciso anche dei dischi per la Ricordi, così quando ero più sull'aspetto cantautorale. Diciamo nel mio caso mh, non ho, ho sempre, mi sono sempre trovato bene nel mondo underground perché comunque un mondo che mi rispetta, dove, dove mi riconosco, dove io sono un po' diciamo sempre stato un fautore del do it you 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 yourself, fallo da solo, che viene dal punk, dalla new wave, no? E quindi mi sono costruito un piccolo circuito mio dove oltre a fare dischi mi faccio anche concerti da solo, mi diverto molto e quindi ho trasformato la passione in un mestiere, io sono contento così non è che mi manca il, il grande successo, anche perché quando ho inciso con delle grosse etichette in realtà ho letteralmente ho fatto la fame, evidentemente non ero adatto a un tipo di pubblico ampio, cioè e io devo dire che comunque nell'underground ci sto molto bene, mi diverto, è una mia dimensione dove mi sento bene, dove mi sento a casa, quindi sto molto Dunque, bene così. Sì. Il calore del pubblico comunque si fa sentire, quindi i concerti sono sempre in, in crescendo. Ecco. Sì, sì no, devo dire che anche negli ultimi anni, soprattutto molti giovani si avvicinano a noi, sorprendendomi molto, perché non è che io ho mai fatto la musica pensando ai giovani come categoria sociale. però vedo che molti ventenni ci, ci apprezzano, e quindi senza averlo mai cercato, quindi doppiamente contento insomma, chiaramente di questo fatto. Bene, in bocca al lupo Federico Fiumani, grazie mille. Bene, buona.